Anche con un limite busta di 60 MB, depositare un file video può non essere semplice, questo perché si tratta di file che possono avere delle dimensioni anche notevoli. Quindi oggi vediamo come cercare di lavorare questi formati evitando l'utilizzo di siti online che, come sapete, comportano di dover caricare su server non si sa bene di chi materiale che potrebbe essere anche riservato. Quindi utilizzeremo un software che si chiama AVI Demux, che è gratuito e molto semplice da installare. Troverete nella descrizione del video il link. Come vedete, questo file, se io vado a vedere le proprietà, è 57 mega, quindi sembrerebbe stare sotto i 60. Il problema è che il limite della busta di 60 è del lato ENC e non del file, che come sapete viene cifrato e quindi aumenta la propria dimensione più o meno del 30%. Su questo argomento c'è un video specifico nel canale. Comunque supererebbe abbondantemente i 60 mega e quindi dobbiamo far qualcosa. Ora, il primo caso è che in realtà di questo video non ci serve tutto. Dobbiamo estrapolarne una parte. In questo caso apriamo, come ho detto, il programma che avrete installato, lo inseriamo dentro e qui potremo scorrere, diciamo, e quindi in questo primo caso ci cerchiamo la parte che ci interessa. Seleziono qua con il pulsantino A e poi vado avanti fino a dove mi interessa. Io adesso ovviamente faccio una semplice prova. Mi fermo qui, vedete? Quindi viene selezionato questa parte. Io a questo punto non devo far altro che andarmi a salvare questo pezzo. L'unico consiglio che vi do è, prima di farlo, selezionate qui MP4 invece di quello di default, che è l'MKV. Sono contenitori video, ma diciamo che l'MP4 è di più facile lettura, senza entrare nel dettaglio. A questo punto io non devo far altro che fare qui file salva. Qui già mi cambia il nome, come vedete. Questa è una cosa velocissima. Sì, ovviamente questo file sarà più piccolo perché chiaramente è di minore durata. Infatti vado a vedere la proprietà, sono 20 mega che posso facilmente depositare. Nel caso in cui invece dovessi depositare tutto il file, la soluzione più semplice è quella di spezzarlo in 2, 3 o quanto necessario. In questo caso basterà a metà. Apro di nuovo AVI Demux, importo il file, metto MP4, seleziono dall'inizio, seleziono quindi questa prima parte, la salvo e annullo l'inizio e mi prendo la seconda parte e quindi andrò a salvare come due. Quindi avrò due file che ovviamente dovrò depositare singolarmente, quindi con i complementari o con quello che è, ma le cui dimensioni saranno più o meno la metà ognuno di quelli originali. Questi sono entrambi depositabili. Infine vediamo la strada invece più complicata, nel senso, in realtà io posso tentare, quantomeno entro certi limiti ovviamente, perché non posso ridurre un file ad esempio di 1 giga a 30 mega, però entro certi limiti io ad esempio questo file lo dovrei riuscire a far passare dai 57 mega, portarlo a un 40 che mi permette di lavorarli, ma qua la situazione diventa un pochino più tecnica. Dovrò lavorare qui perché non posso lasciare il copy, in quanto il video andrà proprio rielaborato ex novo. Output video, mi andrò a selezionare, vi consiglio questo, l'X264, e lo andrò a configurare. Devo andare a selezionare dimensione video due passate, quindi dirgli fondamentalmente qual è la dimensione che io voglio. Ora con un limite di busta di 60-40 ce la faccio, quindi gli vado a dire di elaborarmi il video in maniera tale da avere una dimensione finale di 40 mega. Posso anche configurare volendo l'audio, ma questo diciamo ha poco effetto sulle dimensioni, quindi io ora lo lascio così. Metto sempre MP4. A questo punto vado a salvare. Qui considerate che la potenza del computer è fondamentale, per cui se avete una macchina lenta ci potrebbe voler parecchio tempo, al contrario di prima che invece era un semplice copia e incolla, chiamiamolo così. Nel frattempo sono passati un po' di minuti, ma finalmente è terminata l'operazione e quindi al termine, come vedete, abbiamo il file di poco, circa 40 mega, 42,3, che possiamo andare a depositare. Ora, in questo caso, visto che la differenza era poca, la qualità del video sarà più che paragonabile e più che buona rispetto all'originale. Chiaramente, se fate questo con un file molto più grande e lo volete ridurre così tanto, i risultati non saranno sicuramente
ottimali. Diciamo, questa è la procedura sicuramente più complicata. In alcuni casi può evitare di dover fare i complementari, in altri magari sì, la qualità non è detto che sia così indispensabile. Ovviamente questo sarà a vostro giudizio e a vostra considerazione. Vi ringrazio per l'attenzione.